in Piemonte, vicino a Torino, con il nostro Stefano Bozzolo. Eccolo che lo facciamo entrare. Bene, buongiorno Stefano. Buongiorno, buongiorno Dennis, buongiorno a tutti. Bene, ben arrivato anche tu in questa levataccia del mattino. Non so se tu sei come me che ti alzi presto al mattino oppure sei uno che tende un po' a alzarsi col tempo, col sole. No, io mi alzo sempre presto la mattina, sempre alle 6:30, 7, sono sempre sveglio. Perfetto, perfetto. Quindi non è nessun problema. Bene, allora Stefano, agente immobiliare professionale, insomma, raccontaci un po' la tua caratteristica, di dove sei e dove operi, da quanto tempo, insomma, po' farti conoscere. Sì, io originario, cioè abito in Piemonte, lavoro in Piemonte, originario sono dell'Umbria, della città di Orvieto. Però i miei genitori sono trasferiti qui, che io ero molto 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 piccolo, appena nato, poco più di un anno, e quindi praticamente la mia storia nasce qui in Piemonte, in provincia di Chieri, dove ho fatto tutti i percorsi della mia vita, dall'asilo fino alle scuole. Ho capito. Lavorativamente sono sempre stato anche qui. Ah, bene, bene. E quindi abbiamo detto agente immobiliare professionale da quanto tempo? E che sono iscritto al ruolo dal 1994. Bene. Come agente immobiliare professionale. Ottimo, ottimo. Quindi insomma sono ben un bel po' di carriera, direi. E operi nell'ambito, hai sempre lavorato da solo o presso qualche agenzia? No, inizialmente ho iniziato presso un'agenzia di Torino, dove sono stato quattro anni, dove praticamente lì ho iniziato il mio percorso da agente immobiliare, diciamo ho fatto tutta la gavetta, dove mi hanno insegnato cosa voleva dire essere agente immobiliare, cosa fare per essere agente immobiliare, come procurarmi immobili, clienti, contatti, tutta la trafila. Poi dopo quattro anni mi sono ormai forte comunque di un'esperienza, ho deciso di fare il passo decisivo e aprire una mia agenzia. Bene, quindi è sempre, diciamo, la maggior parte del tempo è sempre lavorato in maniera indipendente. Sì, la maggior parte del tempo sì, sempre in maniera molto indipendente. Ho lavorato non solo sul territorio, io sono un agente immobiliare che va anche fuori zona, ma già nell'agenzia precedente si lavorava anche fuori dal territorio, fuori regione, spesso si andava anche si trattavano immobili in Liguria. Più oltre che trattare in Torino, nella provincia di Torino, anch'io tratto immobili in Liguria, tratto immobili fuori regione, in Toscana. Ah, bene, quindi allora nell'ambito facciamo un po' conoscere l'area in cui operi. Abiti, se non erro, vicino Torino, quindi segui la zona comunque di Torino e dintorni, e poi però spazi anche nelle un paio di regioni vicine, quindi Liguria e Toscana. Io fisicamente la mia agenzia è a Chieri, che è un paesino vicino a Torino, una ventina di chilometri di Torino, subito dopo la collina, subito dopo Pino Torinese. Bene, bene, bene. Senti un po', raccontami un po' del mercato immobiliare della tua area, quindi sono tanti anni che sei in quell'area lì, dimmi che tipo di mercato c'è, ovvero la tipologia intanto di immobili che fondamentalmente si vende, quindi appartamenti, ville singole, un po' anche un po' il taglio economico dell'area, diciamo, dove attualmente sei e operi, e quindi anche poi anche come sta andando anche il mercato di Torino, visto che in prospettiva ormai si parla molto e ovunque, soprattutto negli Stati Uniti, che è già iniziata la crisi immobiliare, e ahimè poi succederà che probabilmente arriverà anche qui in Italia, però qual è lo spaccato attualmente del mercato in cui operi e quali sono le tendenze di prezzo? Ma allora, se parliamo della città di Torino, va per la maggiore il residenziale e l'appartamento. Io personalmente non ho mai trattato commerciale, ma sempre orientato sul residenziale.
gli appartamenti, il trilocale, quadrilocale, bilocale, quelli comunque vanno per la maggiore. Poi ci sono anche gli appezzamenti più grandi, oltre i 100-120 metri, 150 metri, in determinate zone della città, in zone un po' più prestigiose, tipo il centro, la Crocetta, quelle vanno sempre per la maggiore. Nella cintura, nell'Interland, come nella mia zona, nel Chiarese, va molto la casetta indipendente. Ah, bene. C'è una richiesta anche di alloggi, uh-huh, su taglio medio-piccoli, ma la richiesta che abbiamo per la maggiore sono le lette, le ville, le casette indipendenti, gli appartamenti con giardino. Molto bene. Senti, sono un po' curioso, la tipologia di immobili, cioè tipologia di clienti, chiedo scusa, è molto locale? Ci sono persone che vengono da fuori, che si stanno trasferendo, ci sono persone che vanno via da quelle zone, ci sono stranieri? Fammi un po' capire l'area. Diciamo che è abbastanza, per quanto riguarda omogenea, diciamo che è abbastanza un mercato locale. Ok. Tendenzialmente ci sono persone che dalla provincia da Torino vengono fuori, cioè cercano un po' più di tranquillità nell'Interland, ricercando, appunto, facendo la spola poi tra lavoro e provincia. Bene, lo straniero di per sé è presente, ma non come in altre zone. Ci sono clienti stranieri di lingua inglese, di lingua tedesca, qualche russo, spagnolo, okay, che nella, mm-hmm, zona dove sono io spesso si sentono persone di lingua latina. Bene, bene, quindi cominciamo a parlare, poi introduciamo l'internazionalità, che poi ci arriveremo. Sì. Senti, agente immobiliare di lunga data, quindi sì, come diciamo sempre, abbiamo percorso chilometri di marciapiede sulla strada, perché la nostra attività è non stare seduto dietro una scrivania, è il vero agente immobiliare, ma bensì stare in contatto con le persone. Bene, 20 oltre anni, 25, 26 anni di carriera, 27 anzi quest'anno, 27. Dal 94, quali sono le caratteristiche che, diciamo, che ti possono distinguere? Io chiedo sempre a tutti i miei colleghi, perché sono agente immobiliare anch'io come voi, ecco, perché un cliente, sia venditore o acquirente, dovrebbe darti fiducia, e quindi dire io devo fare l'operazione, che talvolta è della vita l'acquisto e la vendita di una casa, perché insomma sappiamo che ogni qualvolta un cliente vende o acquista casa inizia un nuovo percorso di vita. E il nostro ruolo come agenti immobiliari a livello sociale è molto importante, perché siamo coloro i fautori di un cambiamento di vita, indipendentemente dalle motivazioni perché i clienti cambiano. Però il nostro ruolo è importante, sia in termini di consigli su quale potrebbe essere eventualmente valutare qual è la casa più adatta per i nostri clienti acquirenti, e sia nell'ambito dei venditori riuscire a ottenere, diciamo, il miglior prezzo, diciamo, sul mercato, in maniera tale da renderli soddisfatti per i progetti futuri. Ecco, se io dovessi affidarmi a te, sì, vieni da me, perché? Ma io come persona cerco sempre di essere molto molto serio, poi si vede anche dal mio modo di approcciare con le persone. Dico sempre la verità su quello che è l'attuale momento di mercato e anche come valutazione degli immobili. Massima trasparenza, non nascondo mai nulla, quindi tutto può essere visto in maniera molto, molto limpida, e sono molto determinato su quello che faccio. Io ho iniziato questo lavoro sinceramente molto, molto per caso. Poi mi sono appassionato alla materia, ho visto che comunque era un lavoro che mi permetteva di avere a che fare con le persone, ma soprattutto di realizzare i loro desideri, questo in maniera molto 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 seria, molto seria. Bene, sì, in effetti è un po' diciamo l'inizio di tanti
Non nascondo, anche io stesso ho iniziato per caso, nonostante l'avessi già nelle vene, ma non me ne ero reso conto che l'agente immobiliare era la mia attività. Tanti iniziano per caso e poi comincia, oltre a piacere il tutto, si sentono proprio parte di questa attività. E quindi la serietà è fondamentale nel nostro lavoro, perché, come ho detto prima, abbiamo a che fare un momento importante della vita dei nostri clienti. E abbiamo a che fare con il loro denaro, con i loro sacrifici, con i loro investimenti. E quindi riuscire a proporre un buon prodotto, consigliare bene, è molto molto importante. Bene, allora Stefano, a un certo punto poi sei stato catturato, nel senso che hai conosciuto EXP, è catturato da questo metaverso, da questo mondo tutto digitale, che poi è tutto così digitale, ma è quanto reale in realtà, perché poi alla fine il digitale è semplicemente un insieme di tools di altissimo livello che permettono di lavorare meglio, ovviamente, all'interno di EXP, ma soprattutto di connettere tutte le persone a livello mondo. Però poi alla fine, come ho detto, ci sono le persone. Quindi, com'è stato un po' l'inizio di EXP, e poi cerchiamo di approfondire quella tua esperienza di EXP? Ma l'inizio di EXP, io mi sono sempre guardato un po' intorno per vedere cosa c'era, per cercare comunque di dare un qualcosa in più all'attività, un servizio, ma soprattutto anche ai clienti, dargli qualcosa di diverso da quello che è lo standard degli agenti immobiliari, delle agenzie immobiliari. E questa ricerca poi mi ha messo in contatto con un collega oltreoceano che mi ha parlato di EXP. Come da carattere, io non mi butto subito su un progetto, ma lo analizzo. Cerco di capire che cos'è, di cosa si tratta effettivamente, se è un progetto che può comunque andar bene per quello che sono i miei progetti e le esigenze. Dopo averlo, diciamo così, sviscerato, mi è piaciuto, ho deciso di entrarne a far parte, e devo dire che con molta soddisfazione, perché mi permette, come ho sempre detto, di entrare in contatto con tanti colleghi, tanti clienti, non solo in Italia ma anche a livello internazionale, senza viaggiare tanto, ma solo digitalmente. Cioè, praticamente, entrando a far parte di un mondo virtuale, posso mettermi in contatto anche con clienti e colleghi di tutto il mondo. Sono stato contattato anche da clienti esteri, da Israele, sono stato contattato dal Portogallo, quindi cosa che prima diventava difficile. Cioè, se uno non aveva già dei contatti sul posto, doveva mettersi comunque al telefono, fare una serie di ricerche, invece così, a livello digitale, praticamente solo camminando in un mondo, ci siamo messi in contatto e abbiamo parlato. Ecco, bene. Hai parlato sì del contatto, quindi della facilità, grazie appunto agli strumenti quindi a questo metaverso, dove nel nostro campus virtuale ci sono tutti gli uffici. Mi ricordo che nell'ambito della mia presentazione, che normalmente il martedì sera faccio il webinar, quindi tutto l'anno, il martedì sera alle 6 mi trovate in diretta per il webinar di spiegazione del modello di EXP. In una delle slide cito alcune frasi dei nostri agenti, e ci sei anche tu, perché una volta ti ho detto: beh, insomma, dimmi cosa pensi, no? Dimmi cosa ti dà EXP. E mi ricordo ancora, tu mi hai detto: beh, mi dà l'opportunità, grazie a tutta questa tecnologia, anche di lavorare da ovunque, sempre e ovunque. Sì. Quindi espletiamo un po' di più questo concetto. Sì, come dicevo, con un click ho il mondo a portata di mano.
Io spesso e volentieri mi sento appunto con altri colleghi, semplicemente aprendo il PC, collegandomi al nostro mondo, quello che è l'eSpace World, e non solo, e posso tranquillamente iniziare una trattativa, fare discorsi, presentare un immobile, presentare un cliente. E quindi non la necessità di avere a tutti i costi un ufficio, che mi sembra tu non hai un ufficio, vero? No, io ho un ufficio fisico mio, ma spesso e volentieri con il computer posso lavorare ovunque. Mi è capitato di stare a casa per vari motivi, però avevo il computer, potevo lavorare da casa. Mi è capitato anche di collegarmi dalla macchina. E quindi sì, perché ovviamente il nostro sistema permette anche la connessione, nel senso, esatto, non dalla macchina ma da ovunque, attraverso anche il telefono, di poter essere connessi all'interno del nostro... Mi è capitato di collegarmi anche dalla spiaggia, quindi... ecco, nel nostro metaverso. E, sì, in effetti l'ufficio in questo caso è più per un incontro col cliente, non per, esatto, l'atto operativo, diciamo, back office, anche se ha uno o più agenti che collaborano con lui. In realtà l'ufficio o uno spazio co-working è necessario esclusivamente per l'incontro con i clienti. Io sono sempre stato comunque abbastanza convinto che l'ufficio, noi agenti immobiliari, serve fino a un certo punto. Dopodiché serve per, se il cliente ci deve venire a parlare, va bene, cioè abbiamo un punto fisico dove poter riceverlo, ma oggi ci sono tanti tanti uffici in co-working dove, volendo, si può anche tranquillamente lavorare in un altro ufficio di rappresentanza senza necessariamente avere un proprio. E con questo sistema adesso ancora di più, perché il nostro lavoro sicuramente non è che si basa all'interno di un ufficio, cioè, secondo me la mia ideologia è quella di che gli uffici di 150, 200, 300 metri che si avevano una volta con tanto personale, col tempo, con questo sistema, andranno a ridursi. Beh, ma con questo sistema molta più operatività. Assolutamente, con questo sistema, con la crisi che incombe, con i costi che ci sono, ahimè, non dovuti agli agenti immobiliari, i costi di sistema, e quindi avere uffici impegnativi, visto che nel nostro caso tutta l'attività di coordinamento con i colleghi è sufficiente il nostro incontrarci, il nostro metaverso, che io penso spendi un attimo una parola su quello che è il grado di coinvolgimento, perché c'è una cosa, diceva ieri Daniela quando parlavamo, che tutti i colleghi che talvolta ci incontriamo, i nostri roadshow a degli eventi, che magari li vediamo una volta, due volte l'anno, a seconda degli eventi in cui andiamo a partecipare, e quando li incontriamo è come se li avessimo incontrati sempre ogni settimana. Invece praticamente quasi ogni giorno li vediamo esclusivamente in sembianze di avatar, nelle riunioni, negli eventi che creiamo nell'ambito nostro metaverso. Ecco, io cerco sempre di spiegare, però potrei essere di parte, essendo il coordinatore, il direttore di Xping Italia, però da parte di agente, è vero che c'è questo grado di coinvolgimento totale in cui non ce ne rendiamo conto, ma siamo parte di questo mondo, è come se fossimo in quella stanza reale tutti quanti. Sì, è vero, perché tutte le volte che ci incontriamo, anche per gli aggiornamenti, per le riunioni, per in XP siamo tutti in una stanza, abbiamo la possibilità comunque di confrontarci tra di noi, è come se ci vedessimo tutti i giorni, anche se non è così. Poi quando ci si incontra, quelle coppe volte che ci sono i roadshow, che ci si incontra fisicamente, è come se ci si conoscesse da sempre, non ci siamo mai visti ma ci conosciamo da sempre. È impressionante, è successo anche molto bello. Sì, è successo anche quando ci siamo visti durante il tour europeo il 28 di maggio a Firenze, abbiamo incontrato anche
i responsabili global, il nostro presidente, la vice president, cioè mai visti io personalmente da un anno e mezzo che sono in SP, non li ho mai conosciuti di persona, quando ci siamo visti è come se ci fossimo visti a cena la sera prima, insomma, ecco, sì, quindi sì, la conoscenza sì, sì. È impressionante, veramente impressionante cosa può fare questo, la tecnologia, il digitale. Esattamente, esattamente. Allora, io devo spendere una parola su Stefano e inizio con un capitolo per poi fare una presentazione. Stefano è uno dei più assidui frequentatori dei nostri corsi di formazione. Quindi è una persona che mi dà estrema soddisfazione, perché è partito che tecnologicamente, insomma, lo posso dire, ti stavi un po' perdendo, no? Con tutta questa tecnologia, era, no? Poi ha preso mano e... quello che possiamo dire a chi ci ascolta, in XPT ci sono 300 ore di formazione degli agenti immobiliari non appena entrano in XPT, suddivisi in tre blocchi di corsi, dove li facciamo sia dal vivo che on demand, quindi la possibilità da parte degli agenti di poter vedere sul telefonino o sul proprio computer le lezioni che durano, sono delle file di 15-20 minuti con dei test, e quindi è un programma universitario sotto l'aspetto immobiliare molto, molto intenso ed impegnativo, se no facciamo anche lezioni nel vivo. Bene, io veramente sono molto soddisfatto di Stefano, che tuttora che abbiamo ripreso alcuni corsi per i nuovi arrivati, i nuovi entrati, Stefano è di nuovo presente. Ecco, vedo che questo lato, e tra l'altro la tua è una presenza attiva, non è che vieni a parcheggiare l'avatar, poi vai a fare colazione o vuoi fare merenda, come si dice, ma sei una partecipazione attiva. Parlaci un attimo di quello che EXP fa, quindi ha fatto, perché hai già ovviamente partecipato, sotto l'aspetto formativo, e quello che ti piace di questo tipo di formazione, perché non andiamo a parlare di estimo, catasto o altro. No, allora devo dire due cose. Che io per la formazione ho sempre avuto un'inclinazione particolare, cioè a me sempre mi ha sempre attirato, ho sempre sostenuto che comunque noi agenti immobiliari dobbiamo essere trasparenti, seri, determinati, ma anche e soprattutto competenti. Cioè dobbiamo, quando parliamo con le persone, dobbiamo sapere quello che diciamo e quello che facciamo nella realtà. Quindi sono sempre stato e molto... E anche come talvolta. E come, esempio, la comunicazione è importantissima. E quindi ho fatto nella mia carriera parecchi corsi di formazione, tantissimi. Cioè quando c'era la possibilità, ma anche solo leggendo, andare a cercare dei libri di settore, di marketing, per migliorare comunque sempre me stesso. Quindi quando c'era un corso di formazione che era interessante per la nostra categoria, io ho sempre partecipato, ne ho fatti diversi, ne ho fatti anche con formatori americani, non ne nascondo, tuttora ne sto facendo anche privatamente. Con l'ASP mi sono trovato molto molto bene, perché sono comunque corsi di formazione, come dicevi tu, non solo basati sull'aspetto quotidiano del nostro lavoro, cioè l'aspetto tecnico, urbanistico, ma proprio come fare l'agente immobiliare, come comunicare come agente immobiliare, come approcciarsi, come trovare il cliente, come gestire il cliente, come gestire la banca dati, molto 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 completo, ma soprattutto fatto senza spostarsi, perché spesso e volentieri io ho fatto corsi a Milano, a Roma, Bologna, ed ero sempre in viaggio. Invece con l'ASP c'è la possibilità di accedere a questi corsi di formazione senza muoversi dall'ufficio, senza muoversi da casa, in qualsiasi momento. Basta con solo la completa interazione, organizzarsi con determinati orari e tutto, con un click si fa tutto, come ho sempre detto. Ecco, organizzarsi in determinati orari, il famoso time management, no? Esatto. Devo dire che nell'ambito di XP una parte, alcune lezioni
con diversi richiami, si parla spesso del time management di noi agenti immobiliari, perché la nostra attività sì, la gestiamo noi, ma siccome dipendiamo anche dai tempi degli altri, ovvero dai tempi dei nostri clienti, accade che rischiamo che la nostra agenda possa essere completamente stravolta di giorno in giorno nell'ambito delle attività che andiamo a fare. Ecco, in particolare con te abbiamo approfondito questa cosa in cui anche diversi colleghi si parlava la difficoltà a volte di impostare le agende no? E abbiamo scoperto che la maggior parte delle volte, diciamo, quello che ci può distrarre sono un insieme, diciamo, di elementi. Ecco, so che ultimamente anche con te abbiamo affrontato questo argomento e penso che tutto questo ti ha aiutato, perché abbiamo fatto, come si dice, un case history, un vis-à-vis, abbiamo analizzato, diciamo, definiamo le problematiche di ognuno sul fatto di impostare al meglio un'agenda, un calendario settimanale, ma non solo settimanale, mensile, insomma noi ragioniamo obiettivi a 3 anni, 1 anno, 3 mesi per poter avere una visione di quello che è il nostro lavoro e come impostarlo. Ecco, io penso che tutto questo, visto che ti vedevo, come si dice, in prima fila con l'avatar molto attento, possa essere servito parecchio. Sì, il time management, cioè la gestione del nostro tempo, è fondamentale. Io prima mettevo sulla mia agenda semplicemente gli appuntamenti che avevo, però spesso poi mi dimenticavo di altre cose che dovevo fare. E invece col time management, dove adesso scrivo tutto, esattamente tutto, anche quelli, gli impegni fuori dal mio lavoro, devo andare dal dentista, lo scrivo, devo andare a cambiare l'olio alla macchina, lo scrivo, in modo che così ho tutta la giornata sotto mano, tutto organizzato, senza dover correre a destra e a sinistra, tutto molto pianificato, e lo faccio di settimana in settimana, pianifico tutta la settimana. Il mio obiettivo è quello di riuscire a pianificare il mese. Ecco, con te abbiamo iniziato un percorso come con altri, ma come abbiamo sempre detto, tutti impariamo piano piano a fare le cose, che invece di, come si dice, grandi proclami, grandi obiettivi, talvolta abbiamo fatto il contrario, cominciamo con i piccoli, perché se non riusciamo a fare un progetto a lunga data, a questo punto cominciamo a lavorare nell'ambito di passo per passo, quindi settimana in settimana poi aiuta, no, a lanciare il sasso sempre più lontano nell'ambito della programmazione. Bene, allora siamo... Prego. No, no, dicevo, un passo alla volta, un pezzo alla volta, poi si arriva sempre più lontano. Bene, bene, gli bene. Sono sempre più importanti. Eccoci, allora siamo al termine di questa mezz'oretta mattutina del buongiorno con XP Italy, con una tazza di caffè che io ho dovuto bere man mano. Senti, vorrei prendere questo ultimo minuto per lasciare a te, come si dice, il microfono per dare le tue indicazioni, quindi alle persone che ci ascoltano, agli agenti immobiliari che magari ti vogliono conoscere nell'ambito della tua area dove lavori, magari chiedendoti anche di XP in maniera diretta, o ai clienti che hanno piacere di parlare con te perché magari hanno da comprare o da vendere una casa e hanno magari il piacere di avere un agente preparato come te, ma con alle spalle un gruppo internazionale che gli permette di uscire semplicemente dal proprio territorio a livello di opportunità. Ecco, i tuoi contatti. I miei contatti, la mia agenzia con il partnership con XP si chiama Arte Casa Servizi Immobiliari, è a Chieri, in via Giambattista Boschetto numero 2, numero di telefono, o io uso il cellulare perché così sono rintracciato direttamente, 335-82-53427. E la mail stefano.brozzolo@xpitaly.it. Esatto. Come tutti i nostri colleghi hanno l'email ovviamente di XP Italy con il nome, punto, cognome e poi la parte terminale XP Italy. Bene, io ti ringrazio molto, è stato un piacere incontrarti e ascoltare di più
alcuni elementi della tua carriera, della tua vita, della tua esperienza. Ti auguro una buona giornata, buon lavoro e a